Penso che la parola italiana che mi piace tanto è la parola terra. Mi suona molto, molto bene anche perché poi vuol dire tante cose in realtà. E questo fatto che non vuol dire proprio soltanto terra, ma anche la pianeta, tante cose. Quindi con cui si può giocare. In realtà mi piace l'italiano soprattutto per questo, perché è una lingua con cui si gioca tantissimo. E in inglese mi piace la parola story, e anche perché lì, sapendo che storia, history, tutto questo è connesso. Poi quando pensi a story, in realtà pensi al racconto, però poi viene dalla famiglia storia. E quando questo mi ha sempre affascinato, perché poi fa vedere che le sue due cose sono un po' uguali. A volte quando si pensa alla storia, diciamo con S maiuscola, si pensa che è una cosa grande, che lo è, però non è una cosa astratta, quindi non viene da nulla. È una cosa che viene fatta dalle piccole storie. Perché comunque alla fine la storia qualcuno la deve fare, e quello siamo sempre noi, quindi noi piccoli individui. Quindi la storia in realtà non può esistere senza le storie. E poi una storia dopo l'altra fa che la storia o cambia o viene fatta e tutto. Quindi sono completamente legati, nel senso che soprattutto la storia da solo non vuol dire assolutamente niente, è una parola vuota. Quando poi lo guardi alle storie dietro questa storia, diciamo prende una forma, un concetto, una esistenza. In persiano ci sono tante parole che mi piace, però in realtà mi piace molto il mio nome, Sahar, che vuol dire alba, e mi è sempre suonato bene da quando ero piccola, mi piaceva, perché poi c'erano tanti altri Sahar e questo mi faceva sentire, non so, protetta, non so, inclusa, o non lo so, era strano. E quindi mi piace molto anche questa parola, soprattutto perché poi anche i nomi iraniani hanno tutti un significato, non c'è un nome senza significato. E quindi questo mi è sempre interessato molto, che cosa vuol dire poi sulla nostra storia.